Eccoci qua, filmo anche il pick-up che qualcuno mi ha chiesto nel video di stamattina, come mai mi muovo sempre col camion. E sono arrivato da trovare Gidio Tallone, mio amico da sempre, anche lui allevatore. E non so se mi ha sentito o meno, non so cosa alleva. Ah, Lucy, ciao Gidio! Ma allora, cosa allevi te? Perché già hai avuto capre, maiali, pecore, mucche. La Qua adesso specialità vedo. alleva ben Allora, picos. alleva cani di sicuro perché qua ce ne Bravo. sono due. Guardate che belli. Qualche capra c'è, capretti qua fuori. Sì, ce ne sono, ce ne Ma e qua sono. c'è la cucina. Sì. Ok, lui è Gidio Tallone. Ciao a tutti. Ecco, E poi andrò anche a trovare il figlio, Lollo. bravo. Adesso vediamo. Racconta, ma. Vieni, vieni, vieni. Andiamo avanti. Vieni, vieni, vieni. Ah, quindi tu hai le capre, ma Sì, ma e un le mungi? piccolissimo allevamento, eh? Ah, boh. Beh, adesso no, ora muse ne perché l'hanno i cravè. Ma che bene. Ma dopo sti sta muse, E non lo sapevo che eri qua. dopo tolto i capretti e poi Facciamo partirà un con la mix mungitura. italiano-piemontese, così la gente capisce. Voilà, Ma tutti e là, ti due. parla piemontese, mi parla italiano. Ecco, farei tra tutti e due piantiamo una bella salata. Allora, dedico questo video a Casi Valerio, che sono stato un'ora al telefono adesso perché mi ha fatto i complimenti che gliela metto in quel posto a Mela Verde, ma proprio dalla Bravo! Toscana. Mi ha detto che in Toscana sono nella merda più totale, sono amministrati peggio che qua da noi a livello regionale. I cinghiali stanno distruggendo tutto, è tutta una falsità quello che fanno vedere in televisione. Andiamo avanti col Piemonte, va. Ma lei come niente il problema Ciao Valerio! di lui. Guardate qua, che razza Bene. sono ste capre? Bionde dell'Adamello, non tutte, tolto. Bionde Ma del. due, bionde dell'Adamello, E su un crave che arrivo dalla Val Camonica, Val Trompia. no. Difatti, mille mac, un E non. mesetto che lei catale. Io avevo mai No, viste, perché quella era ok? una mia passione che la via, e vei femme in picciotta, levamente, ste crave che si la zona le trovo manenti. Ma ti sei già in pensione? Fai se po' in pensione. È un pensione. Ciao, ora entra in base ai crave. Ivan Q, 10 anni andiamo in pensione, Ma già che sei giù. giù come 10 anni, Ivan Q. Mi Ma darie giù, sembra bico, adesso. bico. Mi sembra adesso ben volentieri. Io adesso con tutto quello che incasso dai video di YouTube, perché pensano tutti che io guadagni con i video di YouTube, per il momento non mi pago il gasolio andare in giro. E ora secondo me dovrei essere in giro con la mulla, perché Ma. lo che costa il gasolio te salve snen. E invece se ti andessi in giro con pioggia, magari te salves. E vedrete le transumanze che andremo a fare con pioggia. Stamattina ne ho organizzato già una, che sarà poi a giugno. Facciamo dall'Italia alla Francia, tutto a piedi. Sarà poi una transumanza Mi prendete spettacolare. avanti dal Ti travai, va avanti, mi mi da firma. sir col fen, Se ti fa male, mi mi stessi in mezzo firma ai sir crave. col Ma che fen. belle, ma che belle. Ma con tutti sti capretti, ma guardate qua che roba. E questo che pupa, le pupa ma. Tutti gemelli sono. Dai, Elena. Sì, Ma che infatti carico. nel giro del 2D le nai ne una trentena Ma e che. più. Ma Devi vero. buttare i numeri a tutte, perché se no sapevi chi era un Ma mare, capire bestiale. niente. Ma quindi le hai comprate gravide? Sì, tutte gravide. Hanno Ma. partorito 15 giorni dopo che l'ho prese, 15-20 giorni Beh. che l'ho prese. Ma che bello, ma mai viste sta roba qua. E le proprie sono proprio in dai. Allora, le ho prese a 80 km su di Brescia. È un Val Trompia. Allora salutiamo gli amici bresciani, Valade. Michele, Pecchi e di Aiti, non mi ricordo più i nomi di tutti. Mi saluteranno poi loro. E sono pure simpatiche, come i miei amici là di Brescia. Sì, sono crave, è una razza molto rustica, le loca mi cercava perché passando al peggio i va crave un po' rustiche, un po' che resistono bene alla montagna. Non sono proprio tantissimo produttrici di latte, Ah, boh. però hanno un latte con molta qualità.
Però fai, poi fai formaggio. Poi sempre. Faccio formaggio. Mi apro un piccolo caseificio Colletto di Castelmagno. Ah. Lo aprirò per... Colletto lì dove abita la mamma della Isoardi. Proprio. Fino okay. Alle Zuri mi sono sotto. Ma filmami un po'. Qui apro il telefono. Mi filmi, stessi. Giro parei. Ecco lì. Capito? Dentro davanti. Guarda un po' sì. Deggio a trovare la... davanti. Deggio la trova la neva amorosa. Venga che bacetti che hai fatti. Ora lui come va a cavare una crava, pinea la mulla. Ma che carino. Ma non c'è niente di con tanti vissi. Perché guardi, per forza. Guardi. Ciao. I tenuma un po' come a bimbi. Ma roba da guarda. Vedi che hanno tutti la medaglietta proprio per quel motivo. Hanno tutti la medaglietta per il motivo del bimbo. La metti all'orecchio? No, adesso no, adesso è solo per riconoscerli. Quella medaglietta lì è proprio solo per il riconoscimento. Per la Mari butte gli stessi numeri che i butte al cravot. Ma quanti? Tutte e due per uno l'hanno fatte, tutte. Abbastanza tanto gemellario, sì. Di suma i primi. Le prime 7 ore l'hanno fatti tutti i gemelli. Ma che bene, su. Veda, ve ne dico un mia nevuta. Me ne di Arianna Ciotta, a vedile. La Margherotta. Voilà, farei ben vecchio. Ma che bene. Boh. Allora. Continuiamo. Io vado avanti. Prima ma avanti. Ma che carini! Qua ha proprio la classica mangiatoia, la greppia, come era una volta. Questa è ancora l'originale. Allora, mica stava sì, ringrazio tanto una signora che la fitamla, se non mi saprà niente. Ma contate che la stalla è 6 metri per 5, 6 per 6. E sì, era proprio la mangiatoia che la via sosio un cu per le vacche, proprio il verre esterno. Sì, sì. Ora che stiene in le giocherle e i ringhiare ma che stiene infatti basta sì. Vedi come le sì, le cu proprio la rastrelliera originale proprio e anche l'asse sotto dove c'erano legate le mucche. Che curiosi che sono. Ah sì, eh? Ma proprio brave, eh? Ma per la capra è curiosa di natura. Sì. Il capretto in cupi in cu. E c'hai anche il maschio? Qua no, il maschio ce l'ho da un'altra parte. Ah, boh. Perché adesso è la stagione che mi gare. Ehi? Sì, gestisci un po' le nate per sì, gestire sì, le nascite. Sì, per gestire le nascite. Capacità esprima dal problema di ugulatile è proprio un problema grosso questi. Questo qua in Toscana mi ha detto ma ha telefonato un altro stamattina che io il numero di telefono lo do dappertutto mi ha telefonato stamattina sta cercando e ho scoperto una cosa nuova poi andrò poi anzi te lo racconto a te vediamo se lo sapevi giù nella punta estrema del ancora della provincia di Cuneo del Piemonte. No, mi ha detto il nome ma non mi ricordo allora cerca della lana che non la trova più e non sappiamo di insomma cofene sì poco niente vedete che va via la mette in punta non ho capito bene ai filari dei vigneti perché i caprioli gli dà fastidio non vanno dentro i vigneti a mangiare i germogli no, della vita non la sapevo, non la sapevo. No. E adesso sono in contatto con questo signore qua, verrà su da Luca a prendere la lana. Molto bene, ah. Perché purtroppo la lana, ecco, mi prima delle crave lei ha una vita i bene. Sì. Però... Non c'è più nessuno che la ritira o la ritira? No, ma cioè, è un costo. È un costo. Perché ti lascia il costo a tosarle. E in più darla via. Niente. Comunque lo che ti si esprime, non sbianemo anche le stupidaggini tanti di i cervi, no?
I cervi, se ti pensi, sono anche in montagna. Dice, se, però mica i volte guarda, vede magari un bel pra, sì. Magari è 10 cervi sì. Che mangio. Sì. Ma l'erba che mangio i cervi, non gli la mangio, ma va più con le brave. Brave, sì, sì. Perché sì. Gli è più. Sì. Cioè, per carità, il cervo non è un animale che era da noi. Non c'era, nei 50 anni, ma mi quando gli era in gagno, no. I cervi vedias si libre. Mi piacerebbe andare al parco a Val d'Aosta, al Gran Paradiso, per vedere i cervi. Perché gli stambecchi. Però gli stambecchi stanno più alti. Noi il problema qua è il lupo. Lupo è un disastro. Ma il lupo, mi sono un ca. Mi piacciono tutte le bestie. Ma lupo è un animale bellissimo. Mi elenca dice che sono contrari al lupo. Mi sono contrari alla gestione del lupo. Ah, ok. Perché è una gestione. No, ma perché ci sono... Mi granata pensai. No, ma perché ci sono migliaia, migliaia di euro, migliaia, miliardi, che pagano sta gente che vanno a raccogliere la merda in giro per analizzare le feci del lupo. Sì, però... Ne dite più un giro, perché allora, alla fine, le bestie, prima di pagarle, ventria che ti fece la foto a lui, che è l'unca minca la mangia. Voilà. Ma mi sa su lì, lui pare lui, a se ne mangia la crava o la berra. E ha sempre tempo a filmarlo. Has capito? Allora, diversamente, più va che in giro, anche lui è mia che pago, sì, ma mi quando avveno sì, e lui mi mangia, già che se lui mi mangia la crava, sì, la crava sì, la leva mia nonna. Sono andato a scuola insieme, le lingue cacciappe. Ma se lui mi mangia quella crava là, che le camminca cala giù, quella crava là, lui vede che me la pago, sì, che me la pago più la benca, mi dugno 150 euro. Ma quella crava lì mi parturisce 10 anni in cu, perché è la prima volta che parturisce. Ma niente 10 anni, vai le liter light gave. La pazienza lui, lui deve avere un po' di valore. E neanche quando vengono fatti i controlli, o le pallù, no, canidi chi le capaga, a facile per parei. Mi, le i can, sono tutti assicurati, se me can parva lì dal vicino e mangia quattro galline, mi assicurazione, van là, pagherà quattro galline. Se deggio l'erba sì, il can lo mort, e me rincresce per te che has mal, ma l'assicurazione te paga. Allora, lui vuole i can, che si tenu con assicurai, che pago con lo che fa da manca. No, ma per sono fuori controllo, non ti fuori controllo, ne è troppi oramai. Troppo. Dopo lì alla fine l'urte conto che Gesù bambino è morto fred. Ma in realtà Gesù bambino è morto la cruz. L'urte conto che lui ne fa due cagnet. Che lui fa due cagnet, le vismini di atte cagnet e ne udes. Che due cagnet. L'urte conto che Gesù bambino è morto fred, ma le ne imparei. Ah, tutti studiamo. Forse non lì, bravo. Bravo dei, non lì. Finisce dove fu un governo di l'autostrada, perché minco un'autostrada lì. Ma la seconda, sì? Sì, poi una sì. Ma vedi c'è la roba. E dopo i video istruttore lungo. Allora, ora fermiamo che video, sì. Allora, andiamo a chiudere questo, perché con Gidio è stato troppo bello, che è uno che gli piace parlare, racconta le cose vere. E comunque solo con un telefono in mano vai da qualcuno e si sentono imbarazzati, non parlano più. Invece con Gidio è stato un piacere. E quindi chiuderò questo video come parte 1 e andrò a vedere l'altra stalla e faremo la parte 2. Se avete voglia di guardarmi al posto di guardare le cagate in televisione, i documentari che fa Mela Verde con giacca e cravatte e le donne con le unghie rosse. No, sì, ma il Tony Gambale. Ah, con anche il Tony e il Gambale, mica ho messo il computer al Tony. Allora, alla parte 2.